e rimanere praticamente in corsa per eventuali convocazioni. 47,25, direi che a questo punto cala il sipario sulle esperienze mondiali di Tommaso Rinaldi. Il proprio programma, vedi, triplo e mezzo indietro. La risposta di Tommaso Rinaldi, doppio mezzo rovesciato carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3.3. Deve fare 87 punti per andare a prendere. Non ha sfruttato completamente la risposta del trampolino, però è uscito bene in asso. Aveva una parabola leggermente in fuori, ma buono tecnicamente. Sempre a pochi centesimi da quota 70, 69,30 Rinaldi, che vede aumentare il distacco, il ritardo da Marsaglia che sale a 18, ma non impossibile. 55,80 per Marsaglia, che comunque aveva fatto peggio al mattino, quindi ci sono 16 punti in più. Vediamo se può ridurre le distanze Tommaso Rinaldi. Triplo salto mortale e mezzo ritornato, raggruppato per Rinaldi, che era stato molto bravo al mattino, 76,50. Se li ripete, passa al comando. Questo punto, attenzione. In genere i ritornati sono tuffi suoi. Ecco, vedi, lui cambia la classifica. Indietro. Vediamo. Potenzialmente ce l'ha. 368, può andare a caccia dei 4,50 anche qui. Sì. Rinaldi, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Ultima chiamata per lui, ma deve farne di punti. Beh, bravo anche lui, perché comunque lui è, diciamo, un po' più pesantino rispetto agli altri, ha leve lunghe e sta lavorando bene su questi tuffi di alta difficoltà, perché anche lui...